ci troviamo proprio qui, nel percorso che fanno quotidianamente i pellegrini, accanto alla cella numero 1 con il dottor Giovanni Scarale, uno di quei 13 testimoni che ha assistito e ci può oggi raccontare quello che accadde. Diciamo, lavorava nella Casa Sollievo della Sofferenza, era un estesista della Casa Sollievo della Sofferenza. Ecco, quella notte, allora sei stato chiamato dal dottor Sala alle... a che ora? Venni chiamato dal dottor Sala telefonicamente verso le 2 di Quindi notte. era già il 23 settembre, Era il mattina. 23 settembre, diciamo, brutto 23 settembre, triste 23 settembre. In quanto Sala mi annunziò che Padre Pio si era aggravato, le sue condizioni fisiche erano peggiorate e quindi se avevo la possibilità di raggiungerlo al più presto per un'eventuale assistenza respiratoria. Mi precipitai in convento, passai prima dalla Casa Sollievo della Sofferenza e presi l'occorrente per l'eventuale intubazione orotracheale. Raggiunsi la cella numero 1. Vidi all'ingresso della cella c'era il padre guardiano di San Bartolomeo in Galdo, Padre Carmelo, padre Carmelo Carmelo di Donato. e il dottor Sala, che parlavano concitatamente e dal loro aspetto non dimostravano molta E poi il dottor Sala le ha cioè, fatto un cenno, come per dire, entra. Ecco. dottor Sala mi fece un piccolo cenno con la testa, entrai nella cella e vidi. Padre Pio seduto su, Su cioè, questa tutto poltrona. come lasciai allora, questo mi rattrista. Vedi Padre Pio seduto sulla sua poltrona in legno, con i gomiti poggiati sui braccioli, aveva la testa leggermente flessa, respirava spontaneamente, c'aveva qualche cosa in mano sulla mano destra e poi aveva un sondino nasale collegato a una bombola di Che è ossigeno, quella. collegata alla bombola di ossigeno. È bloccato sulla candida barba bianca del padre con un piccolo cerottino. C'ho ancora il sondino nasale. La prima cosa che feci è torsi il sondino nasale. Scollegai dalla bombola dell'ossigeno i tubicini di plastica Sì. che era collegata al gocciolatore. Qui è, diciamo, è un vaporizzatore, c'era l'acqua per dare in modo la possibilità di ossigeno di umidificarsi. Torsi, e collegai il mio va e viene che avevo portato con la mascherina e con la mascherina e collegai alla bombola dell'ossigeno. Mi disposi alle spalle del padre, torsi il sondino nasale e poggiai lentamente sul viso del padre la mascherina portatrice di ossigeno, mentre con la mano destra poggiai lentamente sul polso carotideo, in modo da sentire il polso del padre. La cosa che mi impressionò moltissimo è che quando poggiai la mascherina sul viso del padre, il padre non fece alcun cenno di ribellione. Ciò che succede sempre, ogni volta che noi mettiamo la maschera vicino alla testa e alla faccia del paziente, il paziente tenta di ribellarsi, tenta di rimanere. Incitai il padre a Respirare. respirare, padre, respiri, ma sembrava che si fosse allontanato completamente dal mondo che lo circondava. Lui continuava a bisbigliare delle parole che in un primo momento non avevo capito, poi vidi che diceva e faceva scivolare lentamente tra pollice e l'indice della mano destra il rosario e diceva il nome di Gesù Maria, Gesù Maria. Non so quanto tempo durò questo, per me fu un'eternità, ero veramente addolorato, triste e poi avevo paura, lo ammetto, avevo paura. Allontanai momentaneamente la maschera dal volto del padre quando si avvicinò padre Covino che somministrò l'estrema unzione. Dopo ripresi. All'improvviso il polso carotideo scomparve. Accennai alla gente che stava vicino che il polso era scomparso. Ci fu un momento di trambusto generale. Tutti cominciarono ad agitarsi. Tentammo di fare tutte le cose possibili per rianimarlo. Prendemmo insieme a Bill, io fui aiutato molto da Bill. Bill Che era era abbastanza un frate di allora che era italo-americano, che era abbastanza robusto, abbastanza alto, padre abbastanza Giuseppe Pio forte. Marti. E insieme con diciamo, col dottor Sara, col dottor Gusso,
che arrivò insieme al maestro Pennelli, che era il nipote del padre Pio, mettemmo su un pezzo di legno, su una porta di legno, il corpo del padre e tentammo sì, le solite. È sistemato in un'altra. Che tentammo le solite manovre rianimatorie. Però ogni tentativo fu inutile, finché prendemmo il corpo del padre e lo poggiamo sul suo lettino. Noi, padre Pio? Padre Pio ci aveva abbandonato e ci aveva lasciato definitivamente. Ecco, qual è stata la tua sensazione? Perché tu mi hai raccontato che quando tu gli tenevi il polso era diverso. E quasi si è adagiato sulla tua. Gli padre ultimi Pio, istanti. Nell'ultimo momento del tra padre, le tue braccia. Quando lasciò. Quando scomparve il polso carotideo, poggiò lentamente la sua testa sul mio avambraccio sinistro. Penso che sia una cosa logica anche di fisica, in quanto con la mano, volendo o non volendo, un po' di trazione la facevo. E quindi lui cadde col volto lentamente sul mio braccio. Ci devo precisare che il padre respirava spontaneamente fin quando l'ho assistito. Non ho avuto bisogno di una mia assistenza respiratoria o di una mia intubazione. Cosa provai? Dolore, tristezza. Padre Pio per noi era tutto. Padre Pio aveva creato a San Giovanni un grande ospedale. Io ero di San Giovanni e quindi sono fiero di essere di San Giovanni. Avevo avuto la possibilità in questo modo di conoscere Padre Pio, di frequentarlo e anche di essere suo dipendente. Perché Padre Pio, come voi sapete, Pio XII tolse momentaneamente il voto di povertà, perché lui non poteva avere proprietà, solo per il tempo che doveva necessario per la costruzione dell'ospedale Cassa Santa Maria. Dopo, quando ecco, tu ti sei sentito smarrito, ecco, e che cosa è accaduto? Sei uscito fuori, hai incrociato gli sguardi delle persone che erano qui, in questa cella? In quel momento, nella cella venivano, uscivano frati, c'era un continuo arrivo di persone, molti frati che non erano stati svegliati e quindi arrivavano piuttosto arrabbiati in quanto non erano stati svegliati prima e arrivavano dopo che Padre Pio ci aveva lasciato definitivamente. Io in quel momento poi ci riunimmo tutti perché decidemmo cosa fare, perché c'erano tante incombenze da fare, perché dopo la morte del padre è logico che bisognava avvisare la questura, la prefettura, la gente cominciava arrivare, cominciava a bussare alla porta, perché la messa mi diceva tutte le mattine alle 4:30, quindi la gente cominciava ad arrivare e avevamo tutti quanti un compito da fare, preparare la bara, preparare il posto dove esporre, aprire la porta, e ognuno di noi prese un compito. Io insieme con gli altri ci preparavamo per preparare un piccolo bacchetto nella chiesa grande, la chiesa grande esistente qui, per depositare la salma, per esporre la salma al pubblico. Arrivò anche la bara di Igna, perché noi abbiamo avuto due bare, se la gente non lo sa. La prima bara era la bara di legno, che dopo in un certo momento è stata tolta ed è stata messa la bara di alluminio con il vetro, in modo che si dava la possibilità alla gente di poter vedere la salma del padre. 50 anni fa, ecco, salutando anche tutti coloro che si trovano a seguire questo nostro collegamento e attraverso la nostra emittente Teleradio Padre Pio e anche attraverso il Sagrato, ecco, salutando tutti coloro che sono qui con noi in questa cella, cosa ti senti di dire e qual è il messaggio che arriva da questo luogo dopo 50 anni tu ti ritrovi qui? È sempre una zona di pace, di amore e di attrazione verso gli altri. Padre Pio ci ha insegnato tante cose, ci ha insegnato di voler bene la gente, di amare la gente. Padre Pio ha creato un ospedale che ha sollevato sofferenza, che è una delle opere forse più grandi della zona, lo possiamo dire. Il suo desiderio era quello di amare la gente, di portare aiuto alla gente. Infatti quanti morti criticavano forse lo sfarzo, troppo marmo, lui diceva che la gente si doveva sentire non in un ospedale, ma in una casa, dove l'assistenza doveva essere la prima cosa. Infatti lui quando ci vedeva, ci chiedeva, la prima cosa che ci chiedeva, che fa la mia creatura, come trattate i pazienti. E allora noi ne approfittiamo anche per salutare tutti coloro che sono ospiti nella Casa Sollievo della Sofferenza in questo momento e affrontano
tutte le prove che la vita gli ha sottoposto, ma non solo, ma tutti coloro che sono passati per la Casa Sollievo e in modo particolare anche tutti i malati a cui Padre Pio oggi, a cui a San Pio oggi noi affidiamo le nostre preghiere.